Invasioni digitali per il secondo anno al villaggio Leumann di Collegno. Un viaggio attraverso la cultura industriale di fine Ottocento e la scoperta degli edifici che compongono questo posto eccezionale. Dopo l'entusiasmante invasione dell'anno scorso, abbiamo accolto con grande piacere l'invito di Nuovi Turismi a ripetere l'esperienza. L'obiettivo dell'associazione è di mantenere la memoria di questo luogo, cioè il legame molto forte con la tessitura, che non è più a livello industriale, ovviamente, visto che il cotonificio Leumann ha chiuso nel 1972, ma che vuole continuare con le nostre iniziative, sia appunto espositive come Filo lungo filo nodo si farà, sia con i laboratori che vengono tenuti durante tutto l'anno nel laboratorio Il Filo Racconta, e che vedono appunto corsi di tessitura sia per bambini che per adulti e altre attività legate comunque al mondo tessile. Il villaggio operaio Leumann è un raro esempio di archeologia industriale in stile Liberty, nato dall'idea dell'illuminato imprenditore di origine elvetica Napoleone Leumann. Sono venuto a lavorare in questa azienda e ho lavorato in questa azienda fino alla chiusura, 1972. Qui abbiamo fatto dei tessuti molto importanti, anche perché Leumann nel 1900 è premiato dal Presidente della Repubblica Francese miglior produttore di tessuti in Europa. La peculiarità di questo posto è, diciamo così, soprattutto l'abitazione, essere vicino al posto di lavoro. Sono abitazioni che sono state costruite con una certa attenzione. Pietro Fenoglio era un architetto igienista e ha costruito questo villaggio per dare anche delle comodità secondo, diciamo così, il tempo.